Ben ritrovati carissimi amici di FantaWorld, il mondiale ormai sta per finire, ci proiettiamo verso i quarti di finale e andiamo ad analizzare con Salvo e Claudio le ultime quattro partite. Eh sì, ciao ragazzi, siamo qui pronti ad analizzare queste ultime partite. Ben ritrovati le magnifiche otto, esatto, del mondiale. Che si contenderanno la Coppa Dorata. Si parte il 6 luglio alle ore 16 con Uruguay-Francia. Salvo, ci sono i due mattatori degli ottavi, ovvero una doppietta a testa, Cavani e Mbappé. Secondo te chi può incidere di più per portare la propria nazione, la propria nazionale, alle semifinali, nonostante Cavani appunto sia in dubbio? Esatto, Cavani non è detto che recuperi, magari può fare uno spezzone se riesce, però dico è meglio puntare più su Suarez nell'Uruguay. Però io vedo la Francia più favorita in questa gara, sì, perché comunque è molto più completa in tutti i reparti. Mbappé ha dimostrato di essere forse il fuori classe, diciamo, di questo mondiale, anche più di Neymar ha dimostrato per ora. Quindi Mbappé si deve assolutamente mettere insieme a Griezmann e, come detto Suarez. Anche il centrocampo della Francia è buono, con Pogba e Kanté. Sì, ultimamente Pogba ha fatto una buona prestazione. Kanté è stato fantastico. Matuidi è squalificato. Mbappé praticamente arriverà alle stelle la sua praticamente. Mentre in difesa, secondo te, tra Varane e Godin? Io li metterei entrambi sono anche solidi da un punto sia difensivamente che dal punto di vista di bonus, sì, su calcio d'angolo, anche se Godin è quello che storicamente segna di più. E ricordiamo la squalifica di Matuidi, esatto, che dovrebbe essere rimpiazzato forse da Dolis. Sì, esattamente. Andiamo invece forse al match più bello di questi quarti di finale, ovvero Brasile-Belgio, sempre alle ore 20, sempre di venerdì. Claudio, la tecnica e la velocità brasiliana oppure la fisicità e la concretezza belga? Ma io in generale spero che sia un match scoppiettante. Anche perché ne abbiamo visti pochi. Sì, appunto. Entrambi gli attacchi sono stratosferici, quindi sono tutti giocatori offensivi assolutamente da mettere. Sì. Forse un po' meno le difese. Sicuramente Alisson è da preferire rispetto a Courtois, perché magari la difesa del Brasile è più concreta, più compatta. In attacco comunque vanno tutti bene, da Mertens per quanto riguarda il Belgio, Lukaku, Coutinho del Brasile, Neymar diciamo ha avuto un problemino, si è ripreso alla grande, quindi giocherà. Sono comunque soprattutto questi giocatori da confermare. E ancora una volta più Firmino di Gabriel Jesus, sì, diciamo Firmino, ancora, sì, perché sa incidere meglio, assolutamente. Jesus delude dall'inizio, sì, quindi sì, meglio puntare sulla... può anche partire titolare Firmino, non potrebbe è detto essere, che potrebbe dalla essere. Se forse dalla panchina magari dalla panchina incide meglio andare in corso, probabilmente. Andiamo al terzo, al penultimo quarto di finale, quello tra Svezia ed Inghilterra. L'Inghilterra che si è qualificata attraverso i calci di rigore. Salvo, quale delle due può arrivare secondo te in semifinale? Chi ha più chance? Forse l'Inghilterra? Sulla carta oppure questa Svezia sorprendente? A questo punto forse, perché noi avevamo augurato la Svezia di un'uscita facile. Dici, a questo punto ci sta simpatica. A questo punto, se arriva in finale e vince, noi possiamo dire siamo usciti con i campioni del mondo. Ma penso comunque l'Inghilterra parta favorita. Non ha fatto una gran partita con la Colombia, ha vinto ai rigori, però meritavano entrambe, diciamo, forse un po' di più la Colombia addirittura. Quindi l'Inghilterra meglio, diciamo, per il blasone, perché c'è Harry Kane, perché ci sono Lingard, Stones, giocatori comunque di livello rispetto alla Svezia. Harry Kane è veramente mostruoso in questo mondiale. Sì, 6 gol in 3 partite, incredibile. Diceva questo. Che è un rigorista fallibile. Fallibile. Nella Svezia Forsberg è quello con più talento, sì. Neanche Granqvist, magari, per un rigore. Ci sta anche Granqvist. La follia Granqvist si può fare. Si può tentare lui. Si può fare assolutamente. Andiamo invece sempre sabato alle ore 20, Russia-Croazia. Claudio, entrambe sono passate grazie alla lotteria dei rigori. Secondo te invece questa partita può finire nei 90 minuti o si andrà di nuovo ai supplementari? Ma a questo punto forse si andrà di nuovo ai supplementari, la Russia si chiuderà, penso, come abbiamo detto. Certo, proverà la Croazia a fare la partita. Sì, la Croazia sicuramente proverà a fare la partita, è inutile dire che è la favorita. Certo. Tutti i giocatori più pericolosi, a partire da Perisic, Mandzukic e tutti i giocatori che già noi comunque conosciamo nel nostro campionato. Sono Rakitic, Modric, sono tutti giocatori da mettere, certo, assolutamente. Certo. Nella Russia non so se qualcuno... Magari Cheryshev. Cheryshev si può mettere, Zuba, che Golovin. Giocatori un po' di qualità. Sì, la Russia comunque proverà a fare la partita difensiva e sperare di arrivare nel rigore. Esattamente. Golovin è un buon centrocampista, sì, comunque, Golovin, comunque sì, da schierare. E anche il difensore della Croazia, Vida, sì, che è stato molto positivo l'ultima partita. Sì. Anche se in teoria nelle gerarchie uno pensa sempre all'opening, però anche questo Vida si è comportato molto. Secondo me Vida è anche meglio. Si è comportato molto.
fatto molto bene. E anche Versalico sulla destra. E Versalico sta facendo molto bene, più di, meglio di Strinic. Può far soffrire Zizkov. Anche se Strinic, anzi, ultimamente non ha fatto malissimo. Sì, sì. Però Versalico, Versalico più spinge di più, ha appunto anche qualche assist nelle sue corde. Benissimo, finisce qui questo appuntamento ovviamente con i quarti di finale dei mondiali. Abbiamo analizzato tutte queste quattro partite, ci rivediamo ovviamente per analizzare le semifinali e poi la finale. Ormai siamo agli sgoccioli. Diteci e poi chi secondo voi saranno le ultime quattro, chi andrà in semifinale. Diteci anche appunto a questo punto del mondiale chi vedete come favorita per la vittoria finale. La Svezia potrebbe essere. Un saluto da Fantavuoto, alla prossima.